del sindaco, nella nostra, nella mozione programmatica della maggioranza consigliare, dovremo trovare i fondi per aiutare famiglie e imprese a resistere alla crisi. È chiaro che uno dei metodi di aiuto e di assistenza alle imprese, parlo principalmente delle imprese commerciali, ma non si faccia l'errore di pensare che l'imprenditoria di questa città sia unicamente quella commerciale, perché ce n'è di tutti i tipi, sia per carità viene detto anche quello di vedere se i problemi che sono stati lamentati per la viabilità sono revisionabili, se i problemi dei parcheggi, noi ne abbiamo fatto come dire, uno dei principali motivi della nostra linea programmatica, sono affrontabili, ma voi vedrete nel documento programmatico che tra brevissimo saranno pronti i parcheggi fuori dalla Galleria San Martino, c'è un project financing per quanto riguarda il Palavento, c'è allo studio una sistemazione a parcheggi sia nell'area dello scientifico che nell'area del porto. Quindi io credo che assieme ad una assistenza finanziaria che tuteli i livelli occupazionali, questo sia un indirizzo concreto, mentre contrariamente da parte dell'opposizione veniva lamentato una concretezza, dicevo un indirizzo concreto per risolvere delle problematiche. Parlavamo dell'esigenza di fondi, un punto fondante del programma è quello dell'ottenimento di fondi europei e si sta lavorando proprio per strutturare un apposito settore nell'ambito della revisione e ristrutturazione della pianta organica del comune per attingere anche attraverso una specifica delega quanto più possibile fondi progettuali europei ed anche statali. Non sottaccio che un aspetto del reperimento di fondi sia quello dei risparmi. Io credo che sia possibile all'interno delle pieghe del bilancio effettuare ulteriori risparmi, anche se i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato agli enti pubblici sono drammatici. Io credo che si possa attingere da fondi straordinari come quelli regionali, europei e statali, ma che si possa anche risparmiare, come ad esempio troverete nella mozione programmatica, attraverso una revisione senza toccare né i livelli occupazionali né la qualità del prodotto delle fondazioni culturali, o anche attraverso un risparmio ad esempio all'interno della revisione della pianta organica degli incarichi esterni sia consulenziali che dirigenziali, e di questo ringrazio il sindaco per averne fatto uno dei punti del proprio programma, recependo anche dei nostri suggerimenti. È chiaro poi che una delle leve per creare un virtuoso volano economico in città e quindi garantire adeguatissimi livelli occupazionali sia la leva dei lavori pubblici, e da questo punto di vista, a parte il discorso dei parcheggi che si faceva prima, va assolutamente velocizzata l'attuazione, la realizzazione, l'approvazione del piano regolatore, va attivato il pacchetto Metropolitan Piazza Cavour, va attuato il piano del porto, restingo le critiche che sono state fatte anche alla regione sul discorso dell'uscita ovest, in quanto è notizia recente che il progetto verrà adeguato alle osservazioni così come è previsto dalla legge, quindi non c'è stata nessuna crisi come è stato paventato con la regione, il progetto andrà rapidamente adeguato, il sindaco è intervenuto tempestivamente per sventare quelle che potevano essere delle problematiche, e bisogna vigilare affinché il nuovo progetto emendato vada avanti e venga finanziato nel più breve tempo possibile, affinché tutta questa massa di lavori pubblici possa partire.
partire rapidamente e, come dicevo, creare volano virtuoso per l'economia cittadina. Un punto importante sarà anche quello della casa, in quanto un importante piano casa come quello che la Regione sta facendo, che il Comune potrà partecipare ad attuare e risolvere problematiche sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista del volano economico, in quanto innesca lavoro e imprenditoria. Quello che non posso però concepire è la critica che viene fatta al discorso sanitario fatto dal consigliere Bugaro sulla contraddittorietà di Ancona città regione. Ci si lamenta da una parte che Ancona non sia sufficientemente città regione, dopodiché su due problematiche come la fiera e come l'Irca ci si chiude dentro le mura.